Amici, ben ritrovati sul secondo canale per questo video extra, dato che avevo delle clip extra che volevo far fuori, si torna a parlare di Stati Uniti, vi racconterò anche di una recente truffetta fregatura che mi sono beccato in modo che la mia esperienza personale possa aiutarvi nelle vostre prossime avventure. Prima però, il 2023 è alle porte. Avete già pensato ai buoni propositi per l'anno nuovo? Ve ne suggerisco uno, migliorare la propria conoscenza dell'inglese. Indovinate un po', il video di oggi è in collaborazione con Cambly, piattaforma di e-learning, che ormai conoscerete, che ti permette di migliorare la tua conoscenza dell'inglese parlato attraverso delle video lezioni in videochiamata con uno dei tantissimi tutor che ti mettono a disposizione. Lo scegli tu, scegli pure l'accento, se lo vuoi americano, inglese, australiano. Ci sono diversi corsi e workshop tra i quali scegliere e puoi addirittura riguardarti le lezioni per capire meglio i tuoi errori. Il tutto dove vuoi, quando vuoi, sia su computer che sull'app per dispositivi mobili. Vi lascio il codice Merry Safari, attraverso il quale potrete ottenere il 60% di sconto su tutti i piani annuali, così una singola lezione la pagate da circa 4,99, che è un prezzo bassissimo. Avrete anche 15 minuti extra di prova gratuita che potrete anche utilizzare per fare una prima valutazione del vostro attuale livello di inglese. Quindi grazie Cambly, link in descrizione e buona visione. Siamo arrivati all'aeroporto di Los Angeles, sì. Adesso i ragazzi vogliono andare a mangiare da Shake Shack altri hamburger costosissimi, tra l'altro. Siamo in hotel e stavo facendo il check-in per tutti i ragazzi. Poi mi sono girato, c'era una signora totalmente vestita di rosso e mi ha detto: posso farti una benedizione? Gli faccio: certo, cosa ti serve? Le mani? Le ho dato le mani e lei è stata zitta per qualche secondo. Poi mi ha guardato e mi ha detto: buoni viaggi, troverai un ostacolo davanti a te, aggiralo e andrà tutto bene. Benvenuti a Los Angeles. Ah, e i ragazzi mi hanno appena detto che in questa stanza c'è un tipo armato che è entrato con una pistola. Benvenuti a Los Angeles. Cioè, ma vi rendete conto che c'era un tizio armato nella stanza di fianco alla nostra? È arrivato con questa decapottabile piena di roba. È sceso e aveva il ferro infilato nei jeans, visibile, cioè voleva che lo vedessimo. Ecco, quando mi chiedete: ti sei mai sentito poco sicuro durante un viaggio? Prima vi avrei risposto sì, quando sono andato in Sudafrica, non so se vi ricordate, magari non seguite il secondo canale da così tanto tempo, però la mia fantastica disavventura a Cape Town. C'è ancora quel tipo? Che palle. Ricordatevi di me quando non ci sarò più, che mi avranno ammazzato. Sono stato inseguito da dei tizi che mi hanno costretto a rifugiarmi all'interno di una pizzeria indiana, dove ho gustato una tremenda pizza indiana, penso ad oggi la peggiore della mia vita. Però non sono stato rapinato quella volta lì. Ecco, ora come ora, se penso a un posto dove non mi sento totalmente al sicuro, mi vengono in mente gli States. Prima volta che sono stato negli Stati Uniti non ho potuto sperimentare molto questa cosa. Poi quando sono andato in California era tutto molto tranquillo, però in Montana ho iniziato a vedere veramente tanta gente armata. Vi ricordate la serie che ho fatto sul Montana, sul primo canale? Ecco, tutti quelli che incontravamo avevano o una pistola o un fucile, ma mi spiegavano che era per gli animali selvatici. In generale il clima era molto tranquillo, non ho mai respirato aria troppo tesa. Però poi, tra il viaggio con Barba Scura, quello con la Vale, questo episodio qua, se volete un consiglio, quando andate negli Stati Uniti state lontani magari dalle città. Cioè, è vero che magari molti sognano di vedere Los Angeles, San Francisco, New York, ci sta. Però secondo me il vero tesoro degli Stati Uniti sono i parchi nazionali. Gli States occupano un territorio veramente ampio che al suo interno racchiude alcuni tesori della natura che sono fuori di testa. Cioè, se penso alle sequoie, ai canyon, ai deserti, al Joshua Tree, posti veramente super per i quali vale la pena di andare negli States. Cioè, noi siamo cresciuti con il mito americano perché gli Stati Uniti sono sempre stati bravi a farsi molta bella pubblicità. Però secondo me la cosa più bella è la natura, che è finita in mano loro. E se dovessi tornare negli States, penso che tornerei per quello, anche se in realtà ora come ora non ne ho molta voglia. Dopo aver passato così tanto tempo negli Stati Uniti inizio a vederli con un occhio molto diverso e non ho tanta voglia di tornarci, ma per tutta una serie di motivi. Però se dovessi tornarci, ci tornerei per i parchi nazionali, anche se in realtà ora come ora sono indesiderato, cioè mi è negato l'accesso, non posso andare negli States. Vabbè, ve lo spiego dopo. Sono così felice. Quanto è buono In-N-Out. Benvenuti a Los Angeles. L'America non mi manca, ma mi manca In-N-Out. Sono follemente innamorato di In-N-Out. È vero che si tratta di junk food, ma secondo me è il migliore dei cibi spazzatura. Comunque, panini a parte, la cosa più figa è stato beccare la squadra di football. Neanche a farlo apposta siamo capitati da In-N-Out la sera in cui sono arrivati giocatori di football e cheerleader a festeggiare la vittoria di una partita importante. Ma la cosa più bella è che non solo mi sono mangiato due paninozzi, ma è entrato il perro di In-N-Out, il perro ufficiale di In-N-Out vestito da In-N-Out. La cosa più bella sei tu.
No, è il perro di Nenaut, giuro. Ho fatto una clip a sgamo. E dopo questo mistico incontro siamo tornati in hotel assieme alla nostra amica sensitiva e al tizio armato nella stanza di fianco alla mia. The next morning. Ste, ciao, vieni a fare un giro per Los Angeles stamattina? Io no. Perché? Ci vediamo. Io l'ho già vista 27 anni. Ma ci hanno stampato le carte d'imbarco? No, facciamo un check-in in aeroporto. Ma guarda quanta polvere che c'è qua. Per non sprecare la mattinata abbiamo preso un Uber che ci ha portato fino all'osservatorio Griffith, così da poter vedere la scritta di Hollywood che i ragazzi magari non avevano visto, e anche la grande colata di cemento che è Los Angeles vista dall'alto. Tempo non proprio soleggiato, vi dirò, fa anche abbastanza freschino, però io sono mega felice perché ho visto il perro dell'osservatorio. A parte il perro dell'osservatorio, mi è piaciuto molto l'interno dell'osservatorio, mi ha stupito, è stato molto bello, ma mai bello quanto il coniglio dell'osservatorio. Sì, ho beccato un tizio che portava a spasso il suo coniglio domestico. Conclusa la nostra mattinata a Los Angeles, siamo tornati in aeroporto per prendere il nostro volo in ritardo, con i video di sicurezza più brutti della storia. Cioè, sono talmente brutti da diventare un'opera d'arte. Io non so chi li abbia animati. So solo che il volo era abbastanza infinito. Ancora 7 ore e siamo arrivati a Roma. Poi devo prendere un altro volo per Milano. E so anche che il cibo era un qualcosa di tremendo. Cioè, sulla compagnia di bandiera italiana non te aspetti una cosa del genere. Però anche qui, talmente schifoso da diventare buono. Ho preso la coincidenza per miracolo e sono riuscito a tornare a casa. Ah, ce l'abbiamo fatta per miracolo. Oh, buonissima la pizza con l'ananas, però una bella salamino piccante zola come si deve. Paradiso. Adesso sì che mi sento a casa. E con questa pizza salamino e zola fantastica si conclude il mio periodo negli Stati Uniti, che è durato fin troppo. E tra l'altro non vi avevo raccontato della mia fregatura, della truffetta che mi hanno rifilato all'autonoleggio. Allora, stiamo percorrendo il Rainbow Bridge per entrare in Canada. C'è il posto di blocco qui avanti dove controlleranno la nostra documentazione Covid. Comunque siamo stati fregati dall'autonoleggio perché erano soltanto $4 di pedaggio. Allora, quando siamo andati all'autonoleggio a prendere la macchina, ci hanno detto che era obbligatorio avere l'equivalente locale del telepass, che si chiama plate pass, per entrare in Canada, perché ci sarebbe stato un pedaggio da pagare. E diceva no cash, devi per forza avere questa roba qua, che ovviamente ti noleggiano per tutta la durata del viaggio. E quindi abbiamo speso $118, che sono poco più di 118 euro, per pagare un unico pedaggio, perché io non faccio mai strada a pedaggio, di $4. Cioè, io potevo tranquillamente arrivare qua e pagare cash $4 per l'ingresso in Canada, perché sono sicuro che quando poi dal Canada entreremo in Vermont non ce ne sarà bisogno. E quindi ci hanno fregato, perché la tipa ha detto no, devi averlo per forza, devi noleggiarlo per tutta la durata del rental. E io, stanchissimo, non avevo voglia di discutere, non avevo voglia di chiedere né di mettermi a controllare che c'era la fila, avevamo aspettato già un sacco di tempo, eravamo in ritardo, ho detto va bene, ho pagato e mi hanno fregato. Ma ci sta, così almeno lo posso dire a voi, quindi state attenti quando noleggiate le macchine, perché magari il prezzo sarà anche basso quando prenoti, ma se possono fregarti con le spese extra, spesso volentieri lo fanno. A me è appena successo. Mi raccomando, non siete come me, anche se siete sfatti, non vedete l'ora di prendere la macchina e andarvene, perché comunque riconosco che nel 2022 è assurdo che ci voglia così tanto tempo a prendere una macchina a noleggio ancora. Sprecate quei 5 minuti per informarvi meglio ed evitare possibili fregature, perché a noi ci hanno proprio detto una balla per spillarci, quant'era? 120 euro in più, qualcosa del genere. Che malandrini. Veramente dei bricconcerti. Ma chi se ne frega, tanto negli Stati Uniti non ci tornerò per un pezzo, perché attualmente con il visto dell'Iraq sul mio passaporto io negli States non posso entrare, perché l'ESTA non è più valido, ho bisogno del visto, ma per fare il visto è un casino, poi vi spiegherò meglio. Cioè, vi racconterò tutta la trafila. Magari voi direte, ma Nicolò hai appena detto che non ci vuoi tornare negli Stati Uniti, forse questo video si chiamerà addirittura ecco perché non tornerò negli Stati Uniti. Che mi sono rotto le palle, basta States, voglio vedere un mondo meno occidentale, voglio farvi vedere un mondo meno occidentale. Ma questo problema lo devo risolvere per tre motivi. Punto 1, potrebbe tornarmi in voglia di andare negli Stati Uniti. Ci tornerei se mi venisse in mente l'idea per un video veramente fighissimo. Punto 2, potrei doverci tornare per lavoro, magari già l'anno prossimo, e non devo farmi trovare impreparato. Punto 3, io attualmente negli States, cioè se dovessi domani prendere un volo che fa scalo, anche solo scalo negli Stati Uniti, io negli States attualmente non ci potrei entrare, neanche per fare scalo. Mi bloccherebbero all'immigrazione e questo è un problema. Quindi devo sistemare questa cosa anche soltanto per fare scalo negli Stati Uniti. Vabbè, comunque questo era il video di oggi, un video extra, spero vi sia piaciuto. Noi ci vediamo come sempre lunedì alle 19 con una nuova avventura e vi auguro
buone feste, perché penso che questo video uscirà sotto Natale. Ciao ciao.